Sindaco Quinci, buongiorno. Siamo al fatidico 4 maggio, questa seconda fase che peraltro immagino deve essere, come dire, improntata alla massima responsabilità da parte di ognuno di noi, anche in tema di controlli, comunque da parte vostra, è così? Non c'è dubbio, ma è chiaro che i controlli non potranno in questa fase, a differenza della prima, sostituire il tema della responsabilità individuale, perché è impensabile che ci sia un controllo in ogni via di manzana, no? Le pattuglie ovviamente saranno in movimento, gireranno, presumo faranno lo stesso le forze dell'ordine, ma il successo della cosiddetta fase 2, cioè della riapertura ad una nuova attività sociale ed economica, dipende esclusivamente da ciascuno di tutti noi, proprio da ciascuno dei cittadini mazzaresi. Per cui adesso è il momento dell'invito, non più come del richiamo, ma dell'invito a un senso di responsabilità individuale e collettivo. Davvero fuori da quello che abbiamo sempre vissuto ordinariamente. E siamo chiamati tutti a partecipare, ognuno per la propria responsabilità, ma anche per la responsabilità degli altri. Per cui io invito i nostri concittadini che se vedono che ci sono situazioni che possono mettere a rischio il controllo da contagio da coronavirus, e allora li invito subito a chiamare il corpo di polizia municipale o a intervenire direttamente per consigliare ai nostri concittadini il comportamento adeguato da tenere. Dobbiamo tutti quanti farci carico di questa seconda fase di riapertura. È responsabilità di tutti. Se falliremo, non avremo da incolpare né il governo, né la regione, né l'amministrazione comunale, ma semplicemente dovremo assumercene tutti quanti noi la colpa. Io ci tengo a dire che noi stiamo riaprendo con grande speranza perché ne abbiamo necessità e dobbiamo anche recuperare l'energia per ricominciare, oltre che anche un po' di entusiasmo dopo un periodo che io definisco depressivo, ovviamente. Ma questo deve essere accompagnato da un'estrema prudenza. Da oggi non si esce per divertirsi, si esce per ritornare a lavorare e a sostentarci. Adesso tre temi in particolare. Noi oggi ci occupiamo di un gruppo di ragazzi mazzaresi, studenti costretti fuori regione, che non riescono più a rientrare qui in città. C'è questa ordinanza di Musumeci che si spera possa essere, come dire, ripensata magari per permettere a questi ragazzi di venire qui a Mazara. Lei come la vede? E allora, il tema è duplice, perché il primo è che il nostro Presidente, in accordo con il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, la De Micheli, continua a tenere blindata la Sicilia fino al 17 maggio. Che vuol dire blindata? Vuol dire che si può tornare soltanto per motivi di lavoro, per gravi motivi di salute o stato di necessità. Io sono stato interpellato personalmente da qualcuno che voleva dei consigli, e che in particolare era un lavoratore che mi dice: non ho cassa integrazione, non ho più i soldi per l'affitto, non ho i soldi per mantenermi, io ho necessità di tornare a Mazara, dove comunque ho una famiglia che mi può accogliere e quantomeno mi può ospitare e mantenere economicamente. Se non è uno stato di necessità questo, ma questa ovviamente è la mia valutazione. E poi c'è invece un tema che è pratico. Anche volendo tornare, io sono convinto che non si trovano i voli o i treni, perché ci sono soltanto i voli Palermo-Roma, Palermo-Catania e soltanto il treno Roma-Palermo. Per cui questa poi è l'altra difficoltà vera per chi volesse tornare prima del 17 maggio. Quindi una di tipo giuridico e una di tipo tecnico. C'è da pazientare ancora un paio di settimane. Finora il rientro dei soggetti che sono arrivati dal nord ha funzionato, con le misure sempre previste dal nostro Presidente Musumeci dell'isolamento a casa e del tampone a fine della quarantena, per cui potrebbero funzionare successivamente. E poi tutto questo apre un tema ancora più ampio. Che succederà poi più in là, se davvero avremo contagio zero e così via?
i turisti che dovrebbero venire da altre regioni. Mica possiamo pretendere che debbano fare un periodo di quarantena, altrimenti non viene nessuno. Insomma, ci sono ancora alcuni aspetti da approfondire, mi pare. La verità, dottor Diluvio, è che maggio è un mese di prova. Noi stiamo in questo mese sperimentando se siamo capaci a riaprire la nostra città all'attività economica, in particolare la nostra provincia, la nostra regione, l'intera nazione sta sperimentando se siamo in grado di riaprire. Un fallimento sarebbe catastrofico, è questo il vero tema. E allora capisco tutte le misure che magari variano da regione a regione, capisco le precauzioni e non mi sento di criticare nessuno, perché siamo di fronte a un territorio totalmente sconosciuto, nessuno può oggi immaginare cosa succederà. Fra un mese, col senno di poi, saremo in grado di valutare se le misure prese erano necessarie o se ne poteva fare a meno, se hanno funzionato oppure no e così via. La verità è questa, che oggi nessuno conosce che cos'è questo coronavirus, per cui noi possiamo soltanto provare per tentativi. Quindi non mi sento veramente, capisco le esigenze di coloro che vogliono tornare, ma non mi sento di criticare il comportamento del presidente Musumeci, che è improntato a una prudenza che non c'è dubbio che è certamente adeguata in questo momento. Un tema sicuramente vigente per quanto riguarda la città di Mazara del Vallo è quello delle seconde case. Che accadrà da oggi in poi? E allora, da oggi, chi si vuol trasferire nelle seconde case lo può fare, va bene? Però lo può fare soltanto nei giorni feriali, non potrà pensare di trasferirsi soltanto la domenica nei giorni festivi. Non solo, ma è vietato andare, trascorrere la giornata e ritornare, non so se rendo l'idea, cioè fare la spola. Ora, questo tema delle seconde case è un tema che a Mazara si declina in un modo che noi potremmo trovare molto rigido, perché a Mazara abbiamo le case a 4-5 km dalla prima, no? Noi invece dobbiamo immaginare altri territori all'interno della Sicilia dove la seconda casa è al mare e magari si trova a 50 km da chi ha la residenza all'interno della Sicilia, per esempio, no? Oppure Palermo con le sue 1000 località balneari che non sono proprio vicinissime e così via. E allora, quindi, chi vuole si può trasferire nella seconda casa, dovrà non farlo la domenica e dovremo evitare la domenica di fare su e giù per la seconda casa. Lo scopo io penso che sia sempre quello di evitare l'assembramento nei giorni festivi, cioè, quando non si lavora. In pratica io da oggi posso trasferirmi per tutta la stagione nella seconda casa a Tonnerella? Assolutamente sì. Eviti di fare il trasloco domenica, va bene? Ok, l'ultima annotazione, cimitero, riapre il cimitero oppure no? Certo, stiamo già provvedendo, io dovrei firmare, uso il condizionale perché sono in attesa, dovrei firmare l'ordinanza oggi per riaprire nei prossimi giorni, probabilmente già domani, ma questo lo accerteremo in giornata e lo comunicheremo subito, sarà un accesso contingentato. Non si potrà accedere tutti quanti insieme, daremo dei turni probabilmente in ordine alfabetico, i dettagli dell'operazione sono al vaglio del mio capo di gabinetto, dell'assessore Reina e dell'ingegnere Asaro, per cui oggi firmerò l'ordinanza, presto il nostro cimitero tornerà alla riapertura, non sarà perfettamente pulito perché non abbiamo potuto lavorare in questi mesi, perché anche i lavoratori erano a casa per misure precauzionali, ma presto, prestissimo, riusciremo a riportarlo in perfetto ordine e pulizia, così come l'avevamo lasciato. Benissimo, grazie per questa informazione davvero utile, Sindaco. Ci aggiorniamo a domani allora. Grazie, buona giornata. Grazie a lei, buona giornata.